All'angolo di un vecchio palazzo, la plastica sagomata a note musicali. Di fronte a un muretto di pietre vulcaniche levigate da strusci continui. Nel cielo, tutte, ma proprio tutte le stelle, lucenti come ciondole ad una festa di paese. Avevi una camicia bianca, avevi una gonna stretta, avevi un libro in mano, avevi una borsetta. Nel jukebox, Adriano Celentano con 24. Giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà, resterà per sempre pazza. Bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando un fremito nella penombra insieme a me. Parte della campagna è di Napoli. Terzo premio Mauro Paolo Montacchini. Guarda un po'. Sempre è la prima volta, diciamo, sempre. Pure per la prima volta. Sì, la prima volta. Sì. Beh, stasera è una bella serata di incontri. Per almeno 15 anni che ci conosciamo. Sì, esatto. Camino Giamma Somma, 15 anni che ci conosciamo. Sempre Camino Giamma. Ecco. Sì, no, Bruno, un piccino. Sì, ma è un piccino. Nelle fotografie in silenzio quando sei, potete pure parlare. Parla l'immagine. Ci dici un po' della tua arte, delle tue iniziative, sì. Parlaci un po' di te, perché noi siamo tutti quanti. Tutti curiosi, sì. Tutti sapere le cose giuste. Va bene, quindi non è ferito. Allora questo è il premio, sì. Il giornalismo. Questo qui è il terzo premio, cioè sì, sì, perché hai scritto un articolo che ha avuto. Sì, sì. E questo qui invece tu sei il vincitore assoluto della categoria di giornalismo per il libro. Intanto grazie alla Dila, grazie a te. No, grazie a te che sei bravo per scrivere, grazie alla giuria, noi non conosciamo, sei stato bravo a votare. Va benissimo. Io non c'entro proprio niente, io non c'entro proprio quello che il collante. Benissimo. Allora intanto, prima di iniziare un po' un excursus su quello che è la mia avventura letteraria, devo dire che questo tipo di letteratura l'ho iniziata nel 2011, io ho iniziato ovviamente a scrivere prima nel 2007, perché una volta tornando da Tito di Camaiore ho fatto soltanto poesie e saggistica varia, ma non questo tipo, non questo tipo critico. Allora tornando dalla premiazione sul treno, è salito insieme a me un signore che era stato premiato, per la prima e unica volta ho visto in vita mia. E questo signore mi fa: senti, ma adesso che siamo da soli, mi dici come fai, da dove copi? Sono veramente rimasto un po' basito. Allora, se non che io ho detto, ma stai scherzando. Quando sono tornato a casa, sono andato sul web per vedere chi era questo signore. E di questo signore c'era soltanto una decina di poesie, non è che ci fossero critiche, libri, cose varie. Allora mi sono messo lì e ho fatto una critica di circa 10 pagine, 9, 10 pagine, e gliel'ho mandata. Al telefono mancava poco e si mettesse a piangere perché, capito, ho detto, cioè questo è un insulto, però lo devo ringraziare perché mi ha fatto scoprire di avere una capacità che neanche pensavo di avere, cioè quella della critica, è quella della critica. E quindi diciamo che io da lì poi ho cominciato anche a fare le critiche. Però tornando un attimino indietro, quindi all'incipit di questa che è la mia avventura, ho iniziato a scrivere poesie per puro caso nell'agosto del 2007.
Poi nel gennaio del 2008, con la Lente Editore, ho pubblicato il mio primo libro di poesie dal titolo Quando l'anima parla. La prefazione di quel libro me la sono fatta da solo, anche perché all'epoca non conoscevo nessuno, non sapevo neanche come funzionasse. E sì, non lo sapevo, ero un neofito. Quindi inizio questa prefazione con un aforisma di Quinto Orazio Flacco: out insight homo, out versus facit, cioè l'uomo o impazzisce o scrive versi. E poi, proseguendo nella prefazione, io ho auspicato di incontrare in quel mio nuovo percorso dell'epoca altre persone con le quali condividere appunto la cultura, sentimenti, emozioni, tutte queste cose qui. E devo dire che alla fine, forse, non so, qualcuno dall'alto mi aveva ascoltato. E in effetti, da quel momento in poi, io ho conosciuto tantissime persone, pittori, scultori, letterati di ogni genere, musicisti, ballerini, cantanti, di tutto. Ho conosciuto di tutto. E quindi, e poi queste persone, molte le ho introdotte, tra le quali ho conosciuto Angela Maria Di Belli e Milena Petrarca. Allora, noi con l'Accademia Petrarca, no, con l'Accademia Lugano, scusa. No, con l'Accademia Petrarca. Francesco Petrarca. Sì, con l'Accademia Petrarca, 2008. Va bene, noi sì, veronese. E lei 2017. Si è visto a Lugano con l'Universo, ma con Roberto, mi pare di io ricordare. Un premio l'Universo. Ecco, appunto, ricordo, beh, io ormai facevo parte del... Con la Rizzi, Maria Rizzi forse. No, con Roberto, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, però mi pare che di averti incontrato... Un premio ce l'ho dell'Universo. Ecco, appunto, forse in occasione della carriera. Sì, appunto. E quindi, diciamo, ho introdotto tantissime persone. In più, essendo transitato su tantissime giurie, attraverso tantissime giurie, ho fatto tantissime critiche e tante altre invece le ho fatte di mia iniziativa. Nasco nella poesia come labirintista, il labirintismo è un movimento culturale fortemente introspettivo. Labirintismo, la parola into vuol dire luogo, labris lascia bipenne del palazzo di Cnosso, chiaramente sintetizziamo, però lascia bipenne perché è importante per il labirinto, perché di fatto sono due strade da prendere, no? Adesso come iconografia è quella lì. E nasco quindi come labirintista, poi però come labirintista, anzi, conosco, la prima persona che conosco è proprio Luciano Somma nel 2007, a Minturno. E l'ho incontrato poi l'anno dopo a Minturno, per me era la prima partecipazione ad un premio, e siamo entrati, cioè già stava in giuria, sono entrato in giuria con lui e per tanti anni poi ci siamo anche sentiti soprattutto a telefono, visti eccetera. Luciano Somma ha un grande pregio, che è un grande scrittore, però anche un grande tra virgolette difetto, perché ti si appiccica addosso e vuole continuamente le critiche, cioè nel senso che lui le chiede in continuazione, se non che stringo all'inizio di del 2022, quindi un anno fa, mi ero messo a fare un libro che di fatto è, scusate, non è vanagloria, è enciclopedico perché sarebbero tanti libri. Il titolo è Opus Dominibus Atque Mulieribus, cioè opera sugli uomini e sulle donne, che sarebbero uomini e donne storiche, e storici e contemporanei, e anche chiaramente artisti, pittori, eccetera, eccetera. Quindi però quando ero arrivato per il libro secondo a Luciano Somma, mi sono reso conto che soltanto per Luciano Somma avevo un libro per lui. E quindi cominciamo un nuovo filone di libri, di cui faccio normalmente la prima parte in lingua inglese e la seconda in lingua italiana. Cioè, chiaramente faccio prima quella italiana e poi faccio la traduzione in inglese. E quindi questo è Tribute to the Master Luciano Somma. E poi davvero ne sono andati tantissimi, ce ne ho tantissimi in corso. Quindi però questo è il bello, ad esempio, della cultura, del modo di fare cultura. E faccio esempio, poi ho fatto, tra tantissimi libri, c'è Caput Mundi, Cuore di Roma, dove ci sono gli artisti, gli artisti storici, personaggi, Caligola, Cleopatra, non sapete Cleopatra perché Cleopatra è fortemente collegata alla regina Semiramide e tantissimi altri, non sapete questo qui, e quindi ho proseguito in questo senso. Adesso ci sono tutti i tribute di vari artisti, non so, Marina Pradici, Sergio Camellini per chi li conosce, non so, Roberto Benatti, Vittorio Scadizza, ce ne sono tanti e sto proseguendo su questo filone. E poi ne ho fatto uno, ad esempio, sulla Toscana, omaggio a San Vittore, Toscana, omaggio a San Vittore. San Vittore è una chiave romanica del 1000, molto semplice, in un piatto bucolico, arcadico, veramente tranquillo, sereno, e dove io di fatto ho cominciato, ho scritto la mia prima poesia, maggio 2007, mia moglie mi ha portato via a Napolano Terme,
perché questo posto mi ha ispirato, ed è la prima poesia che poi io ho scritto a un concorso del Valente Editore, nasce tutto quanto da lì, poi si sono accumulate le cose, quindi c'è Toscano, Omaggio a San Vittore, che però non finisce lì, perché già dopo i singoli sto facendo dei libri, per cui diventerà una agglomerata enorme, dovrò fare una serie di libri anche per quello. Per quanto riguarda Napoli, esempio, quando io ho fatto Napoli nel, credo 4 anni fa, con Carta e Pena Editore, e c'eri tu con un'opera che ti piace, la prima critica, credo, sì, poi c'è Luciano Somma, ci sono tanti altri napoletani, insomma, Vincenzo Russo, c'è Gianni Januari per chi lo conosce, c'è Carmine Gliossa, tutti questi personaggi qui. Se no che adesso prossimamente spero verso maggio di poter riprendere ed integrare, perché quelle due non le avevo fatte, no? Neanche quelle due avevo fatte. Spero di poterle integrare con un libro a testa, per poi quando avrò tempo, e dopodiché compendiare tutto e rifare un'opera su Napoli. Mi fermo qui. Grazie. 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 Grazie per la critica che ho fatto. Grazie a te, non ho più opportunità di farla. Chiara, ti premiamo per la simpatia. Grazie. Grazie. Io ho fatto la critica pure a Mauro Molfini. Sì, no? Mi pare l'anno preferito del mondo. Guardi, sì, se critica tempo le forze lo faremo. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Poi ci sentiamo questa settimana, Pierre, mi devi insegnare qualcosa? Mi insegnano tante cose. E certo, lo so, io mi credo. Già un bel passo avanti, delle cose importanti. Sì, però il funzionamento del web non lo conosco. Lo vogliamo far diventare virale. Sì, 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 come no. Quello mi devi dire tu quello che fare. In settimana ci sentiamo. Bruno, grazie di tutto. Grazie, anche io ti ringrazio per la critica e anche dal fatto che Mauro è il nostro portavoce, anche a Viareggio è stato. Beh, io spero poi ci penserete voi. Ah, posso dire una parola? Sì. Certo. Allora, a Viareggio esiste un cenacolo privato per il quale i bandi non si trovano online, perché si accede su presentazione della persona. Mi spiego, se io quando ho presentato lei. Io stimo lei come persona e anche come artista, e quindi l'ho presentato lei ma tante altre persone, e per cui chi c'è che poi magari Angela in questo caso, perché vi conosce, io no, se vorrei presentare altre persone saranno già benvenute, non immagino, perché sono veramente selezionato, sono tutti artisti selezionati, pittura, scultura, lettere, tutto quanto. Grazie, tutto. Lo specchio riflette, io pure. Forse sono le 3 di giovedì notte. Il pendolo ondeggiante. Io pure. Forse mescolo un'altra bottiglia. Nella gabbia. Io pure. Forse penso alla negretta. Fissata. Io pure. Forse agli anelli sul corpo e la lingua che batte veloce come un calendario. Io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi sfida, forse stordisce. Mi gira solo e cerca. Io pure. Forse sono le 4 di venerdì notte. Un punto lontano, io pure. Forse
Accendo il televisore. Che nasce, che muore. Io pure. Forse vedo la cicciotta tra i giorni e le notti. Io pure. Forse le pagnottelle di carne liscia e la lingua che muove in circolo come il sole. Io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi sfotte, forse starnazza. Il polpo ombroso. Io pure. Forse sono le due di sabato notte. S'intana. Io pure. Forse suona ad un citofono mimetico. Io pure. Forse ancora una pulzella con la lingua che batte il tempo come fantasma. Io pure. Forse strabuzza gli occhi, forse mi strazia, forse stramazza. Forse è lunedì e sono le due di notte ed apro un libro. Leggo. Un terzo premio che non vi dico chi l'ha ricevuto perché vediamo dopo, ma c'è anche un secondo premio. Angela Maria Zimbello. Comunque io vi ringrazio la giuria, ma io devo dirvi anche questo. Tramite Pasquale Esposito e il sindaco il Bosco Trecase mi invitano a Bosco Trecase il 27 gennaio. Tutti qui presenti siete invitati, se potete venire. Grazie. Perché ci sarà la presentazione dell'antologia Napoli in pericolo del mondo. Quindi siete tutti invitati. Basta mettersi in contatto col gruppo pure di WhatsApp in pericolo del mondo, anche con me, e quindi siete benvenuti, perché daremo onorificenza alla Dila, e ci sarà anche l'editore che fa parte della Dila, che di legge è del Santoro, anche lui non l'ha fatto scappare, lui appartiene alla Dila. Quindi questo libro l'ho dedicato anche a lei e alla Dila, perché siamo parte della campagna. E di Napoli. Nessuno faccia un passo avanti, i volontari li schifo. Nessuno faccia un passo indietro, i vigliacchi li schifo. Quando nella mia grotta pipistrelli neri, nella tua gabbia pappagalli gialli. A volte il desiderio è vuoto. Thank you.
Prima di concludere con la poesia, grazie. Ascoltare il quarto movimento della sonata di Dvorak. Aspetta, no? Aspetta, ragazza, che si chiama? Emozionatissima di tutti. Tu quanti anni hai? 12. Madonna, però sei già una bella ragazza. Allora, puoi riprendere, puoi riprendere? Volevo presentare un attimo queste due allieve che ho portato. Loro fanno parte della scuola media di indirizzo musicale Cavour di Castelmadama. Hanno iniziato a studiare violino con me, adesso io sono andata a pensione, sono affidate a una nuova insegnante che è arrivata, ma io continuo a seguirle perché sono delle ragazze che hanno la passione per questo strumento. Io spero che continuino nel tempo a coltivarla e hanno mostrato delle abilità. Naturalmente lei ha iniziato dopo Giorgia, quindi è un pochino, diciamo, come programma è un pochino indietro, ma sicuramente sarà una allieva che darà grandi soddisfazioni. Quindi noi questa sera è una delle prime esibizioni che lei fa in pubblico. Vi facciamo un brano di un minuto. Va bene, giusto per avere la soddisfazione di suonare davanti a voi. Bravo. Grazie. Come ti chiami? Elena. Poi? Elena e Nake. Dopo Elena si prepara subito Giorgia, perché così con Giorgia facciamo sentire il secondo brano, poi dopo magari più tardi suona io. Bene. A trovare la sua parte, quindi speriamo di riuscire a risolvere in questa maniera. Ci vedi? Pronti? Su queste due ragazze, la Lucia la capisce? Certo, e la pubblichiamo su. Come no? Sì, sì, volentieri.